abbiamo in cantiere già il prossimo sogno, la prossima edizione nel luogo simbolo dell'Acino, vale a dire l'ex Cinema Eliseo. Quest'anno ci limiteremo, tra virgolette, a iniziare la manifestazione, le prime 5 serate, nel piazzale dell'ex Cinema. Anche questo è un modo per riappropriarsi di questo ruolo simbolo per il cinema in Irpino. E mi piace sottolineare la rete che si è creata per questo avvenimento fra tutte le associazioni, i gruppi, i singoli, gli amici che in questi anni hanno tenuto viva la fiammella del cinema in provincia di Avellino. Abbiamo oltre una quarantina di proiezioni e una trentina di incontri con gli autori, numerosi saranno presenti qui in città, ci saranno 5 anteprime nazionali, proietteremo a Trebalda, ad Avellino, a Mercogliano, utilizzeremo molto il carcere, l'ex carcere borbonico, abbiamo due mostre, quella su Elvira Notari e quella proprio sulla storia del Lacino d'Oro, abbiamo anche delle performance musicali, credo che sia un programma di grandissimo interesse nei giorni del festival avremo mediamente almeno 3 proiezioni al giorno, penso che siano cifre molto indicative. Sicuramente è molto impegnativo perché a livello organizzativo di una manifestazione così grande come alla fine è risultata quella di quest'anno, insomma sono notevole e sono impegnativo. 50 anni di magia, dico io, l'ho scritto anche nell'introduzione, una magia creata da Camillo Marino e Giacomo D'Onofrio che in loro nome va avanti. Quando noi abbiamo iniziato a fare cinema nel 95, ricordo che Avellino era la provincia con il minor tasso di associazionismo culturale in Italia. Oggi vedo con soddisfazione che ci sta una rete di associazioni che producono eventi di altissimo livello che sono disposte ad aiutarsi reciprocamente e noi facciamo parte e utilizziamo questa rete. Le associazioni in quanto collaboratori di un evento finanziato avranno anche loro una giusta ricompensa.